meraviglia, guardate. Ragazzi, a grandissima richiesta, supplì. Dall'A alla Z faremo un qualcosa di meraviglioso che non avete mai assaggiato in giro, da nessuna parte. Siete pronti? Ingredienti. Allora, prima di tutto il riso. Il riso deve essere il riso originario. Poi, pane. Per fare il pane grattato lo facciamo in casa. Poi, aglio, basilico, cipollotto e parmigiano, grana padano, perdonatemi. Poi abbiamo la pasta di pomodoro e olio extravergine. E l'olio d'arachidi è opzionale, anche un olio, un buonissimo olio extravergine per friggere. Iniziamo subito. La cosa più importante qual è? È questa, guardate qua. Perché se no, il riso, sapete bene, se non ci abbiamo un buon brodo e non ci abbiamo una bella salsa, di che sa? Di niente, né di me e né di voi. Quindi, guardate che cosa ho messo. D'acqua fredda, la scorza di parmigiano, la buccia del parmigiano, un cipollotto, vedete, e un bel pezzetto di basilico. Questi ingredienti dovete tenerli in acqua bollente per quanto tempo? Per circa 20 minuti e mezz'ora, così l'acqua diventa proprio un bel brodo, saporito, gustoso. Io che faccio? Ogni qualvolta metto da parte le bucce, come dicono a Roma, a goccia del grana padano o del parmigiano, col coltellino a seghetta, bello, grattate bene, 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 bene. Così levate tutto quello che è la superficie, no? Quella patina gialla, e poi lo mettete qua dentro. E questo sarà il vostro dado, altro è il dado che comprate, questo è il dado buono. Poi facciamo la salsa. E ieri ho incontrato una signora al mercato trionfale che mi ha detto: io ti seguo le ricette e tutto quanto, però la cipolla la metti dappertutto. A me piacciono, l'aglio e la cipolla, voi fate come pare, potete farlo anche senza aglio e cipolla. Sa di poco, però potete farlo pure senza aglio e cipolla. Levo la prima camicetta, come faccio sempre, taglio questa parte, la taglio a metà e poi così, sottile, 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 con un bel coltello, tagliate sottilmente il cipollotto, così. Facciamo una bella basetta. Se ci avete qualcuno schizzignoso che gli capita sotto i denti la cipolla, fate così, mettete un pezzo intero nella salsa, è la stessa cosa. In una bella casseruola mettete la cipolla. E qui adesso qua ci stanno le domande: come deve essere questa bella casseruola? La bella casseruola deve essere una casseruola bella pesante per fare il riso, per cuocere il riso, per cuocere queste lunghe cotture. Per fare queste lunghe cotture ci vuole qualcosa che distribuisce bene il calore, quindi acciaio, rame è la cosa migliore che potete utilizzare. Spicchio d'aglio, l'aglio lo metto intero qua. Olio, qui ho scelto l'olio, quello dei Fratelli Ligari Sicilia, sfoglio bene il basilico perché mi servono le foglie, e i gambi li metto qui dentro. Accendo il fuoco e facciamo così, ben stufare questo fondo, senza farlo bruciare, mi raccomando, deve essere una salsa delicata, ma buona. La parte del cipollotto, no, buttate, che fate? Mettete qua dentro, qua, così fa un buon brodo, ancora più saporito. Mariuccio, che stai a fare? Piccoletto, vuoi di venire a fare supplì, fra un po', Non voglio criticare, però spesso e volentieri che cosa capita? Che i supplì che mangiamo fuori non sono gustosi e saporiti, e voi dovete fare la differenza, dato che li fate a casa. Quindi usate tutte cose fresche e buone di qualità. E adesso piano piano vi spiego che vuol dire buone qualità, quello che dico io. Allora, vi dico subito una cosa: oggi stiamo facendo i supplì al pomodoro e basilico. Senti Mariuccio, quindi la cipolla fresca, non macchiata, non fracica, l'aglio buono, poi pomodoro. È inutile che comprate il pomodoro, la passata di pomodoro in offerta a 65 centesimi, ma 65 centesimi, 750 ml di prodotto, ma che sarà mai? Lo sapete quanto costano i pomodori? Ma avete visto quanto costano i pomodori? I pomodori costano all'incirca, adesso che costano poco, costano un euro al chilo, ma ci può costare 65 centesimi una bottiglia di pomodori? Questi, vabbè, questo è un prodotto artigianale, però si deve comprare pure qui un prodotto buono, perché oggi che usiamo pomodoro, basilico, un po' di grana padano e riso, niente di più, quindi possiamo investire qualche soldino. Poi metto la passata. Allora, io qui ho fatto la ricetta proprio misurata, proprio è perfetta la ricetta, perché ci vanno per mezzo chilo di riso originario, ci vanno 500 ml di passata di pomodoro. Poi, vedete questa? Dentro la sciacquamo. Facciamo la scarpetta. Metto qua,
Ecco qua. Oggi c'è parecchio vento, ragazzi. Stiamo a cucinare all'esterno e può capitare. Quindi sentire è il vento. Non so io che c'ho l'asma. Ma come si fa? Questa gabbia di matti, mamma mia. Vabbè, torniamo a noi. Il riso, venite qua. Io dico la mia, non credo al discorso di usare il carnaroli per fare i supplì, ma di usare il riso che comunemente veniva usato, il riso originario, che è il riso comune, appartiene alla categoria riso comune. Perché? Guardate il chiccome, è piccolissimo, è un riso ricco di amido e è particolarmente usato per minestre e per dolci fatti con riso, perché è molto golloso, ok? Fammi assaggiare, non ho messo sale ancora. Già buono così, già buono per una pasta asciutta. Metto proprio un puntino di sale, così. Dopo 3-5 minuti che bolle la salsa, levate l'aglio e mettete il riso. Che differenza c'è fra una minestra di riso e un risotto? La minestra di riso è il riso messo all'interno del condimento, non viene prima tostato. Quindi lui che farà? Si assorbe tutta sta bontà, tutto sto pomodoro, sta bellezza, ok? E intanto lo facciamo cuocere. Dato che è troppo asciutto, comincio ad aggiungere un po' di brodo, un pochino alla volta. Girate, così. Il riso io lo giro sempre. Che c'è, Mariuccio? Ora ti faccio vedere, ora papà sta cucinando, aspetta un secondo. Madonna! Guarda papà che ti dà, però non li sbattere, eh? Ok, fai bravo. Mannaggia, allora, passiamo oltre. Metto il coltello qua, sennò questo fa un casino. Dobbiamo fare il pan grattato. Allora, questo è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché di solito che trovate? Quella panatura sottile, sottile, quel pane che è polvere, è sabbia. Invece dobbiamo fare una panatura bella, grossolana, che si sente sotto i denti, che quando ve la friggiamo si sente che scrocchia sotto i denti. Vedete come faccio? Dopo 2-3 giorni lo taglio, prima che poi non si taglia più, e lo metto dentro una busta, così lo faccio pure da asciugare. Vuoi vedere, Mario? Chi è? Guarda. Quindi è pane secco, nemmeno l'ho messo al forno. Aggiungo un altro po' di brodo. Chi è? Ecco qua. Giriamo. Non lo fate attaccare come so fa io. Mi raccomando. Sempre grattate. Quindi vi serve una paletta così, piatta sul fondo, perché così grattate bene. Sollevate tutto il riso che si può attaccare. No? Metto ancora un altro po' di liquido. Abbasso leggermente il fuoco. E girate. Però io personalmente uso questa tecnica di metterlo un po' alla volta, di non metterne tanto, perché sennò diventa riso bollito. Mo faccio rumore, eh? Sei pronto? Uno, due, tre, via! Ancora un altro pochino. Guardate qua, vedete quanto è bello? È grossolano, cioè piccolo e bello grosso. Questo si sente sotto i denti, sapete che è una bontà questo. Vedi Mario com'è? Senti con le mani? È un po' grossolano, senti? Questo è l'ultimo pezzo di parmigiano che ho preso prima del lockdown. Ho acquistato, mi sembra, 6 kg di parmigiano dai 20 mesi ai 40, questo qua è dei 40 mesi. E l'ho pagato da un prezzo dai 10,50 a 12,50, mi sembra questo qua dei 40 mesi, quindi un affarone. Ho acquistato tramite telefono dal caseificio Borgonovo, Grana Padano. Incomincio a grattugiare. Guardate, sta grattugia me lo gonfia. Bello, spumoso. Perché comprare un 30 mesi o un 40 mesi? Perché è più stagionato. Essendo più stagionato ha più sapore, più gusto. E sembra una stupidaggine, ma ne usate di meno, perché è più saporito, no? Quindi spendete qualcosina in più, ma però vi rende anche di più, vi rende. Bicchiere ghiacciato. E oggi che ci beviamo? Eccolo qua, prosecco conigliato Maldobbiadene, brutto. Dai, se no si scongela il bicchiere. Sbrighiamoci. Ah. Oddio, oddio mio, oddio, porta bene, porta bene. Allora, facciamo così. Io faccio così a me, così a Camera Woman, vado a favore a Mariuccio e così pure a tutti quanti voi, che vi porti tanto bene. Alla salute. Fantastico. Guardate il riso, vedete? È quasi asciutto. Sentiamo la cottura. Mi raccomando, non fate il riso scotto. Lasciatelo bello al dente, un pochino più indietro del dente, perché poi dopo, quando andate a friggere, si cuoce ancora un pochino di più. Ma anche quando mentre si raffredda, cuocerà un pochino di più. Una grattata di pepe. Un altro pizzichetto di sale, poco poco, così, una girata, vedete?
Vedete qua? È asciutto, eh? Ecco qui. Poi spengo. Basilico. Le fogliolette che ho levato dai gambi. Così. Grana padano. Abbondante. Prima che fate? Girate. Fate sciogliere bene il grana padano. Ecco qua, così. Vedete quanto bello, quanto è bello asciutto? Guardate. Assaggiamo. Oddio, ho fatto liscio. Buono. Al dente, saporito, basta così. E a questo punto lo mettete dentro delle ciotole di ceramica, di metallo, per farlo raffreddare. Allora, quello che dovete fare è la seguente cosa. Lo fate raffreddare a temperatura ambiente. Lo coprite con la pellicola a contatto. Perché a contatto? Perché così non si sviluppano i batteri, no? Non lasciate aria affinché si sviluppino i batteri. E dopo che si è raffreddato, che diciamo che ha raggiunto la temperatura da poterlo mettere nel frigorifero, lo mettete in frigorifero, così si addensa ancora di più. Olio d'arachidi. Se volete potete usare anche l'olio extravergine d'oliva, è ancora meglio. Accendiamo e portiamo in temperatura l'olio. Nel frattempo, piano piano, con tranquillità, facciamo la pastellina. Come? Non l'uovo sbattuto come fa mia madre, perché mi dà fastidio quel gusto dell'uovo su questa frittura. E io ci metto un po' di farina, questa qua l'ho copiato nelle pizzerie, nelle trattorie romane, un po' di farina, aggiungo un po' di acqua, così, con una frustina la fate lenta, ecco qua, così. Non ci sono proporzioni, ragazzi, questa qua è fatta a occhio, eh. Vi dovete regolare bene, non deve essere troppo spessa, deve essere sottile, quindi regolatevi di conseguenza. Vedete un attimo, vedete, è molto lenta, eh. Voi mettete sempre meno acqua, poi piano piano aggiungete se c'è bisogno, non vi state a preoccupare. Poi questa per me potrebbe andare bene, in quest'altra metto il pan grattato, eccolo qua. E ci prepariamo che cosa? La mozzarella, il fior di latte d'Agera, no, mozzarella, fior di latte d'Agera. Allora qui scegliete un fior di latte bello asciutto, come questo qui di Agerola, perché è fatta apposta per la pizza, per l'uso della cucina, non c'ha latte, non è bagnato, così non c'è pericolo che vi bagna il supplì, perché poi diventa tutto, vi si rompe tutto il supplì. Quindi taglio delle striscette e poi dei dadini che riesco a gestire meglio. Assaggiamo un po', com'è stavolta? Buono, è buono, è buono, tieni, a me, bontà. Vuoi venire a fare soppi con papà? Sì. Dici mai di no, eh? Vai, mettiti qua, aspetta, no, così si fa, guarda, aspetta, poi ti sistema. Questo è il riso raffreddato, eccolo qua, vedete, bello compatto, così. Guarda Mario come si fa, eh? Sei pronto? Allora, mani bagnate, le bagnate le mani. Dice proprio lavate le mani qua dentro. Poi, guarda Mariuccio, prendete un po' di riso, la grandezza fate voi. Prendo un po' di mozzarella, così, ok? Vedi Mario come si fa? Così. Li vogliamo fare piccoli? Facciamoli piccoli. Mocca, guarda che si fa Mario, eh? Così, eh? Poi? Vedete? Così. Gli date la forma, io gli do questa forma allungata, vedete carini? Poi li passo qua dentro, guarda Mario, così. Così, sei pronto? Vedete com'è? Lo vela appena il succo. Poi facciamo così. E adesso Mario, questo lo devi togliere te, eh? Sì. Bravo, facciamo aderire bene il pan grattato. Sì. Guardate che crosticina. Adesso così, spingete bene, fate aderire bene il pan grattato. Guarda, così. Eccolo qua. E lo appoggiamo intanto qua. Eccolo qui. Così. Vuoi assaggiare? E assaggiare riso questo crudo? Com'è? Buono. Buono da morire, eh? Allora, se non volete sbagliare, lo sapete pure come potete fare? Potete prendere un vostro, lo spruzzatore da gelato, che così fate la porzione giusta, scegliete la grandezza giusta per voi e così non sbagliate nemmeno le quantità. Ecco, vai. Mario, fra un po' l'olio è pronto, eh? Tu che stai facendo là? Eccoci qua. Bello. Guarda che meraviglia. Bellissimi, sono contento proprio Mario, lo sapete come stanno a venire? Allora, una cosa fondamentale, noi oggi abbiamo fatto i supplì pomodoro e basilico, ma la tradizione vera romana, lo sapete come si facevano una volta i supplì? No, con ragù, no,
si facevano coi regagli di pollo, quindi col gricile, con i cuoricini, addirittura si mettevano anche le budelline lavate, le zampette della gallina e del pollo, e si facevano con quello i supplì, ok? Quindi con gli scartini del pollo, che non mangiava il pollo al forno, oppure era cacciatore, quello che sia, si faceva questo sughetto. Un giorno lo faremo, è una delizia, certo col pollo ruspante va fatto. Prova a vedere l'olio. Ci stiamo, ragazzi, va come una bomba, così, ste caramelline, così le facciamo rotolare, tracchete, ah, piano piano, una alla volta, una alla volta, così, poi rotolatelo un pochettino, perché se no rimane attaccato il pan grattato e si brucia soltanto da una parte, così, bello, un altro, eccolo qua, così, piano piano. Allora, temperatura, 170 gradi, perfetto, ragazzi, perché così non vi brucia all'esterno, ma il calore penetra dentro. Nel frattempo ci prepariamo che cosa? Metto questa griglietta, così almeno useremo la carta assorbente. Con questo si scola bene il riso e rimarrà bello croccante, ok? Perché tante volte, quando voi l'appoggiate sulla carta assorbente, la parte che appoggia diventa più molliccia della parte superiore, ok? Ecco qua. Aggiungiamo gli altri. Ecco qua. Una bontà, Mario, ora se mangiamo si supplì a te. Ragazzi, questo è pronto. Sentite come scrocchia? Allora, adesso piano piano fatelo un po' raffreddare così, perché adesso poi così la mozzarella finirà, capito? Il calore si va proprio all'interno. Tiriamo anche fuori gli altri. Mario, ora assaggiamo, non vedo l'ora. Ah, guardate qua questo qua. Guardate questo qua, che roba golosa, Mario. Ricambiare, lo sentito. Il profumo. Sei pronto, Mario? Oh, metà per uno facciamo? Sei pronto? No, guardate qua, ragazzi. Questa è droga pura. Oddio mio, Mario. Allora, metà per uno, tiè, da bravi padre e figlio. Vado, sentite un po'. Si sente? Abbandono. Beh, che vi devo dire? Spettacolare, si sente il basilico, si sente il parmigiano, si sente il pomodoro buonissimo. E poi la panatura, ragazzi, quando la senti sotto i denti, quei pezzettoni. Alla nostra. E sempre, Mario, oh, stai mangiando come zitto, muto, non dice niente parola, vedi come sta. Viva l'Italia. Condividete, likeate, commentate, fate quello che volete, iscrivetevi. Mario, salutiamo? Ciao ciao a tutti. Come so? Ciao. È buono, amore? È buono il supplì?